Gesù guarisce anche oggi. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, buona domenica e lasciamo che la luce della parola di Dio possa illuminarci. Accogliamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 1, dal 29 al 39. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Amen. Carissimi amici, ecco che oggi, sempre nel capitolo primo del Vangelo secondo Marco, accogliamo ciò che accade dopo quello che Gesù ha fatto nella sinagoga, dopo la liberazione di un indemoniato, dopo parole dette con autorità, come un maestro autorevole, Gesù esce e lo invitano in casa di Simone e Andrea, con Giacomo e Giovanni. C'è un fatto molto particolare, una guarigione, la guarigione della suocera di Simone, cioè Pietro. Ecco che questo fatto è raccontato anche dagli altri sinottici, Matteo e Luca. Solo che loro lo raccontano diversamente. Luca dice che Gesù intima alla febbre di andarsene e Matteo invece lo descrive in un modo un po' più esortativo nei confronti di Gesù. Qui invece c'è una spontaneità. Gesù entra nella casa e è scritto: subito gli parlarono di lei. Subito è un avverbio che ricorre molto spesso in Marco. In greco è euthus, cioè subito, subito Gesù esce, subito guarisce, subito li portano un malato, subito interviene. Anche qui subito entra nella casa e subito gli parlano di lei. C'è fretta. Il Vangelo è azione, il Vangelo è dinamico, il Vangelo non annoia, il Vangelo non ci addormenta. Siamo noi che ci addormentiamo quando non lo leggiamo, quando non lo proclamiamo. Ma quando lo leggiamo, soprattutto il Vangelo secondo Marco, sentiamo che c'è sempre un attivismo. Dio non si ferma mai. Entra nella casa di Simone e Andrea e gli dicono: sai che la suocera di Simone è a letto, ha la febbre. Sarebbe bello se tu venissi, se tu la visitassi. Ecco, che quindi gli parlano di lei. Vedete che bello, è molto familiare, ma sta descrivendo l'Evangelista Marco una caratteristica molto importante perché avvenga la guarigione. Innanzitutto, punto primo, l'intercessione. Cioè dire a Dio, presentare a Dio le nostre richieste. Noi non lo facciamo sempre. La richiesta degli altri, ma anche quella personale. Oh Dio, io ti voglio presentare la malattia di mia suocera, di mia moglie, dei miei figli, dei miei amici, la mia malattia.
È essenziale l'intercessione. Gesù ha detto: chiedete nel mio nome, chiedete al Padre nel mio nome e io ve la concederò. E noi quindi dobbiamo chiedere. I discepoli gli parlano della suocera. Cosa avviene? Gesù si avvicina, punto secondo. Dopo aver chiesto, noi dobbiamo chiaramente avvicinarci a Gesù. E Lui si avvicina a noi. È molto importante. Avvicinarsi significa stare con Lui. Perché non basta solo durante il giorno, in qualche parte, dire: Signore, aiuta questa persona, intervieni nell'altra, e poi facciamo la nostra vita vivendo come niente fosse. Dobbiamo stare con Lui, avvicinarci a Lui, ascoltare questa Sua parola. Se io non lo ascolto e non sperimento il Suo calore, difficilmente la mia preghiera viene esaudita e faccio esperienza che Dio forse ha un progetto differente per me e per quella persona. Se io sto lontano, tutto ciò che capita poi a quella situazione o alla mia situazione non la capirò. Perché dico: Dio non mi ha aiutato, Dio non mi ha risposto. Il problema è un altro. Io ero lontano da Dio. Io volevo solo quello che ho chiesto. E poiché Dio aveva un altro progetto, io ero lontano, Dio è cattivo. Gesù si avvicina. Io devo avvicinarmi a Lui con la preghiera personale, con la Sua parola. E infine Gesù la fece alzare e la prende per mano. Solo prendendola per mano, solo toccandola, la guarisce. Che cos'è questo prendere per mano se non una accoglienza, una disponibilità, un aprire il nostro cuore e dirgli: Signore, io sono tuo. Signore, questo fratello, questa sorella per cui ti prego è tua. Lo affido a te. Intervieni, Signore. Ho fiducia in te, Signore. Ecco che quando facciamo questi tre passi di intercessione, di vicinanza nella preghiera a Lui e di accoglienza e disponibilità, Dio interviene, Dio guarisce. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Il Signore vuole che noi facciamo questi passi, altrimenti non può intervenire. Preghiamo allora insieme e diciamo: grazie, oh Padre, grazie per questo giorno, grazie perché la Tua mano è su di noi. Io voglio presentare a Te, oh Padre, tutte le mie richieste, come Simone, Andrea, hanno presentato la malattia, la febbre della suocera. Io ti presento tutte quelle persone che porto nel mio cuore, che sono malate, che hanno problemi. Ti presento anche la mia stessa vita. Voglio avvicinarmi a te, oh Padre, nel nome di Gesù, con fiducia, e aprire il mio cuore, proclamare che tu sei il Re di tutto il mio essere. Il Re e Signore di questi miei amici per i quali ti prego. E voglio sperimentare con fiducia che la tua mano anche oggi risana ancora. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, cari amici, accogliamo lo slogan che continua l'episodio di oggi e dice: Gesù guarisce anche oggi. Gesù interviene e guarisce nella mia vita. Libera, risana. E noi dobbiamo anche sapere, come è accaduto alla suocera di Pietro, che dopo la guarigione avviene il servizio, l'annuncio. Quanto è importante quindi chiedere a Dio quella guarigione, quella liberazione, anche per servire gli altri, per annunciarlo agli altri e testimoniare che davvero Gesù è vivo, Gesù è in mezzo a noi. Amen. Carissimi amici, vorrei anche farvi un annuncio, soprattutto per i più giovani. Dai 17 ai 30 anni faremo dall'1 al 3 marzo a Santuario di Europa e poi qui a Strona un incontro giovani chiamato Shout Generation, dove pregheremo insieme, proclameremo la parola di Dio, ci saranno qualche insegnamento e delle bellissime dinamiche per stare insieme in amicizia e incontrare Gesù vivo e risorto. Chi vuole può partecipare e iscriversi sul nostro sito Shout Generation. Vi aspettiamo. Buona giornata e a domani.
Ciao. Carissimi, vi invitiamo al seminario online La guarigione del cuore. Il Signore Gesù ha la capacità anche oggi di curare il nostro cuore e di guarire le nostre ferite. Ecco perché vi offriamo 3 serate per pregare insieme e chiedere a Dio la nostra guarigione. Mercoledì 14, 21 e 28 febbraio. Iscrivetevi sul nostro sito web.